31 anni, Greta Cicolari è palmaressa alla mano, la giocatrice numero uno del beach volley italiano. Terza al debutto a Barcellona in coppia con Marta Menegatti, sale per la prima volta sul podio il 17 maggio 2011 nella tappa polacca del World Tour, grazie al secondo posto sempre insieme con la Menegatti. È medaglia d'oro ai campionati europei del 2011, ma il risultato più eclatante è il quinto posto alle Olimpiadi indelebili di Londra del 2012. Ancora mondiali con il quinto posto storico nel 2013 e una meritata medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Mersin. Poi, inspiegabilmente, cala il sipario su una brillante carriera. I contrasti con l'allora CT della nazionale Lisandro Carvalho, la schiena dritta, i tweet e retweet personali presi a pretesto sono alla base di 13 mesi di squalifica rimediati fin qui. Nella giustizia ordinaria, prima che tu sia colpevole, devono dimostrare la tua colpevolezza, se no risulti sempre innocente. A me è stato fatto il contrario. Io sono colpevole a priori. La mia parola non vale come quella degli altri che mi colpevolizzano e quindi non ho via di scampo. Chiedere 2 anni per una dichiarazione che ho fatto legittimamente dicendo quello che penso io di queste persone con cui ho lavorato quasi 5 anni, penso sia una cosa talmente assurda che non ci volevo neanche credere. Io quel giorno ero nella stanza e mi sono messa a ridere, perché veramente io allo sport non ho fatto niente di male, niente. Greta starebbe pagando anche per presunte responsabilità sulla diffusione di un audio in cui un uomo in federazione si rivolge a lei con parole pesanti. Quanto c'è di vero in questo? Che mi ha minacciato è verissimo e tra l'altro voglio far vedere a tutti che lo stanno facendo quello di cui sono stata minacciata. Questa è la cosa incredibile, che ha indignato tutti questo audio in cui venivo insultata, mi veniva minacciata la mia famiglia. E quello che stanno facendo è proprio quello che lui diceva: noi ti facciamo smettere di giocare a beach volley. E nessuno sta facendo niente per bloccare questa cosa. Provata e determinata, la Cicolari è appoggiata da gente comune e non solo. La raccolta di firme pro Greta continua. Io penso che sia una bella iniziativa, mi fanno sentire veramente molto bene, perché tante persone mi esprimono rispetto e solidarietà e mi chiedono di andare avanti anche per loro, perché non è facile avere questa forza. E 2000 persone più che stanno ogni giorno aumentando nel beach volley sono tantissime per un atleta di beach volley e per me è una vittoria, tra virgolette, perché comunque sia io girerò a testa alta. Ti è mai venuto in mente di dire adesso sto zitta, ingoio e vado avanti? No, e non lo farò mai, perché io sono una persona che pensa che nella vita, nel giusto e nello sbagliato, se hai dei valori devi portarli avanti, perché sennò vivi male con te stesso. Io mi sono chiesta più volte se avessi fatto in modo contrario, quindi se fossi stata in silenzio come loro avrebbero voluto, cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che io avrei rimorsi. Il silenzio della sua compagna storica, le battaglie legali per difendersi da accuse pesanti e in testa l'idea fissa, quella di dimostrare la propria integrità, oltre a quella di tornare a giocare. Un periodo duro, di grande fatica, soprattutto emotiva. Circondata dall'amore della famiglia, resta però l'interrogativo che le logora l'anima. Cerco di apparire forte perché voglio dare il buon esempio agli altri, però sto soffrendo molto, mi hanno fatto un danno che secondo me è irreparabile, perché quello che, ma non tanto per l'immagine, perché io so che la gente è dalla mia parte, me lo dimostrano. Però è il non capire questo accanimento, io faccio fatica veramente a capire cosa ho fatto di male per meritare questo, perché neanche veramente il peggior dopato è trattato come me. E poi hanno aspettato il momento dove familiare in cui ero molto più debole, sperando di accoltellarmi. Adesso attende il pronunciamento dell'Alta Corte del CONI, ma nel frattempo medita una soluzione radicale. Ma io tornerò a giocare. Non mi interessa quanto mi squalificano, se con un'altra nazionale o privatamente per l'Italia, se me lo permetteranno, ma tornerò a giocare.